Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Il Gubbio vince 3-2 contro il Perugia, ragà. Meraviglioso, meraviglioso. Non svegliatemi da questo sogno, meraviglioso. Il Gubbio non vinceva. Ovviamente ci sono stati anni che loro erano in Serie A, tanti, tanti anni, quindi noi normale che non li abbiamo incontrati. Però il Gubbio, l'ultima vittoria in casa, in campionato, contro il Perugia, datata 1950. Il Gubbio, 71 anni dopo, batte il Perugia e si porta momentaneamente al decimo posto in classifica. Momentaneamente. Ci tengo a dire una cosa. Questa vittoria sono per due persone. Per Caterina, che lo voglio ricordare, la maglietta sarà messa in beneficenza, in un'asta di beneficenza su eBay, e io sarò sicuramente tra uno di quelli che cercherà di prenderla. E un'altra persona per Luca, che sicuramente lui da lassù ci ha messo una mano. Vabbè, ragà, sono contentissimo, contentissimo. Oggi per me è una gioia mega galattica. Non me ne vogliono gli amici di Perugia, però il derby oggi, qualcuno non è un derby, non lo chiamerà derby, non me ne frega niente. Oggi è una vittoria storica. Il Gubbio batte il Perugia 3-2 e si porta al decimo posto in classifica. Questa è per Luca. Luca, questa è per te, è per te. Tu da lassù ci hai guardato, io lo so, lo so. E anche per Caterina, una ragazza che è una grandissima tifosa del Gubbio e questa vittoria è anche per lei e per Luca. Ragazzi, sarà un video corto, un video di gioia e basta. Vi voglio bene. Ciao raga, forza Gubbio, sempre!